Questo governo non sta dimostrando attenzione nei confronti delle categorie cosiddette marginalizzate. Io sicuramente sono molto motivata su queste tematiche, sulla tematica della discriminazione in generale, che riguarda le persone con disabilità, che riguarda la mia esperienza di donna, lavoratrice, madre, caregiver. Tutte queste esperienze mi portano ad aver proprio sulla mia pelle sperimentato cosa vuol dire subire una discriminazione, essere sminuiti, non essere considerati. Chi oggi ragiona ancora e ipotizza classi separate dove collocare e ghettizzare bambini con disabilità è questione di essere ignoranti e di non conoscere assolutamente questi temi. Credo che bisogna vergognarsi perché attaccare le persone più deboli non solo è un atto di ignoranza, secondo me è anche un atto di vigliaccheria enorme. Loro si schermano dietro la bandiera della meritocrazia, poi abbiamo scoperto che la loro meritocrazia è che sono tutti parenti d'Italia, più che soltanto fratelli. L'inclusione, il superamento dei divari, l'empowerment femminile, il gender gap, sono tutti obiettivi, battaglie, oggetto di battaglia che noi dobbiamo perseguire. Cinzia Pilo, ti sei candidata col Movimento 5 Stelle nella circoscrizione delle isole, tu sei sarda, sassarese, ti sei laureata a Sassari, Bocconi, vari corsi di specializzazione e poi una brillantissima carriera manageriale. Noi puntiamo molto sulla competenza, sulla capacità, ovviamente anche su una massima determinazione e convinzione per quanto riguarda i principi, ovviamente i valori che per noi sono sempre non negoziabili, ma tu li hai sposati sempre anche nella tua vita professionale e nella vita personale. Auspicavo sempre in quello che facevo che la politica potesse aiutarci e quindi chiedevamo ai politici, protestavamo per dire fate qualcosa, aiutateci. A questo punto forse è il caso di provare io a fare qualcosa ed aiutare in prima persona tutte queste istanze, no? Le istanze delle persone che hanno malattie, che hanno disabilità gravi, che sembrano marginalizzate, ma in realtà non lo sono, perché peraltro dalla ricerca da queste malattie arriva poi la ricerca per tutte le malattie. Sono anche un grande volano di innovazione, anche scientifica. E io ho un'esperienza personale perché io ho due figli. Il mio secondo figlio ha una malattia genetica rara incurabile, molto debilitante. E ho deciso da quando è nato lui, sono venuta a contatto con questa realtà. Ho visto bambini con le malattie, ho visto la situazione delle famiglie, ho visto la difficoltà non solo di approcciarsi al sistema sanitario in generale, di avere le cure e anche della iniquità, se vogliamo, territoriale che esiste fra le regioni in Italia in termini di assistenza sanitaria, ma ho visto anche qual è questa situazione per chi ha situazioni ancora più problematiche, ovvero quella di malattie rare. Hai accumulato tantissima esperienza nel campo dei pagamenti digitali. Col nostro governo abbiamo spinto molto sulla digitalizzazione. È la ragione per cui abbiamo varato il cashback fiscale, che era un modo per spingere tutti verso i pagamenti digitali, nella convinzione che poi alla fine è anche il modo migliore per recuperare quello che è il sommerso. Quando una persona che non ha mai utilizzato uno strumento di pagamento elettronico lo fa una volta, Scopre poi la facilità, è tutto anche. esatto, scopre la comodità, la facilità, minori Non rischi, ritorna più non torni indietro. più indietro, esatto. E questo è stato un meccanismo di non ritorno che ha determinato una bellissima accelerata del nostro paese che l'ha portato un po' più vicino alla media europea nell'utilizzo degli strumenti di pagamento digitale. Con forza dobbiamo portare avanti tutti questi temi e batterci a livello europeo, all'Europarlamento. Ci aspettano 5 anni di intense battaglie. Questo è un anno cruciale, il 2024. Dobbiamo assolutamente frenare questo vento di destra, assolutamente perché stiamo già vedendo dei bruttissimi segnali, molto preoccupanti.